a Fondazione Mudima per la presentazione tra poco del volume nella collana Atlanti di Prearo Editore, Enzo Esposito. Il professor Francesco Tedeschi ha intitolato un amplissimo saggio dedicato al lavoro, a tutta la carriera artistica di Enzo Esposito, Corpo a corpo con la pittura. Noi siamo di fronte ad alcuni esempi che qui in Fondazione Mudima accoglieranno i visitatori, un bel impegno editoriale dedicato in un momento, secondo noi, molto importante alla statura di Enzo. Quale artista, quale pittore? Sì, perché credo che realizzare una monografia sia sempre un po' un omaggio ad un percorso. Enzo Esposito è stato ed è un protagonista dell'arte dagli anni 70 ad oggi, ha avuto un momento negli anni 80 in cui la sua presenza è stata al centro delle attenzioni della critica e di alcune delle più importanti situazioni del momento. Ha proseguito con una pittura sempre molto intensa nel modo di elaborare e nel modo di mettere in gioco il concetto di quadro. Questo libro raccoglie e vuole raccogliere un po' il percorso e anche come la critica storicamente ha letto il lavoro dell'artista. Ci siamo presi un piccolo spazio per comunicare con un pubblico, con chi non potrà intervenire, per questo che io giudico un evento. Enzo, noi ogni tanto ci incontriamo, così come ha fatto Francesco spesso, nel tuo studio, dove siamo circondati dai tuoi lavori e ci troviamo immersi nella tua pittura. La pittura ambiente, ce lo stava dicendo il professor Tedeschi, non è stata soltanto un'esperienza di decenni fa. Io credo di potermi permettere, ed è quasi una domanda che ti faccio, se la tua non sia una pittura che è sempre un ambiente in cui noi, che la guardiamo, con la quale ci dobbiamo confrontare. Non so, la cosa importante di questo libro è che raccoglie in modo organico, diciamo, tutto il lavoro, lo disciplina, fa un'analisi un'analisi profonda, no? di tutto il percorso, ma analizzando i singoli momenti che lui ha individuato come delle sezioni, diciamo come degli stati, individuando in queste sezioni le motivazioni, no, profonde, attraverso linguaggi anche differenti che poi portano a una soluzione finale di questo tipo. E alla continuità. E allora ecco che arrivano i visitatori. Io vi ringrazio infinitamente e grazie a tutti quanti vorranno leggere il saggio di Francesco Tedeschi ed entrare nella pittura di Enzo Esposito. Io con Giampaolo, insomma, ci siamo un po' persi in vista in questi ultimi tempi, poi è capitato un incontro nel quale è nato il desiderio di fare qualcosa insieme e è iniziato quest'idea di fare una monografia. Una monografia che oggi vediamo pubblicata nella bellissima collana Atlanti, che è una collana molto prestigiosa, non per la sua veste editoriale, ma soprattutto per il contenuto e per è dedicata ad artisti di un certo livello. Quindi grazie a Prearo. Devo ringraziare anche Francesco, che ha fatto un'analisi dettagliata e lucida di tutto il percorso artistico, individuando secondo me in ogni periodo anche le motivazioni che poi mi hanno portato a realizzare gli ultimi lavori. E grazie a Martina Corniato che si è prestata a questo incontro e molte altre persone che hanno contribuito a fare come la Federica Bonaccini, insomma, che ha fatto la bibliografia, Faisal, Gardetti, ringrazio Stefano Orler e Luigi Mondini che hanno
che hanno partecipato e hanno collaborato in modo determinante alla realizzazione del libro.